nelle puntate precedenti. Te la trafiggo, eh! Sono un fottutissimo dinosauro! Simone! Sì! In questo video... Mani dietro la schiena. Simone, ma cosa ti ho preso? È pregato di restare in silenzio. Mani dietro la schiena. Apri queste qua, aprimi le manette. No, non le apro. Se le apro io ti fracico il cervello, guarda. No, non le ti apro. Distruggo il cervello. Ascolta un attimo, basta. Supinati! Ma tu vuoi rimanere con le manette? Mettiti lì, supinati! Vuoi rimanere con le manette? Non muoverti. E bella a tutti ragazzi, sono Rimoldigno e oggi ragazzuoli siamo tornati qua, avete letto bene nel titolo, con gli scherzi di notte. Ragazzi, penso sia la cosa che mi piace di più, la cosa che anche piace più a me fare, perché mi diverto di brutto. E oggi ragazzi ne andiamo a combinare un'altra delle nostre. Dal titolo magari avete già capito, quindi già da ora lasciate un like. Raga, un like ora e iscrivetevi al canale, raga, stiamo per arrivare ai 500.000 iscritti. Raga, siamo a 458.000 e poi ci sarà lo speciale. Raga, iscrivetevi. E detto ciò, vi racconto cosa accadrà in questo video. Ma per raccontarvelo meglio, utilizzerò questo pacco. Perché, bene sì, mi è arrivato qualcosa. E anzi, ho ordinato qualcosa. Ovvero un costume. Stavolta non mi vestirò da dinosauro, ma come avete letto nel titolo, se fate uno più uno, mi vestirò da poliziotto. Ebbene sì, ho ordinato un costume da poliziotto. Allora, io non pensavo neanche fosse possibile come cosa. Però, non so neanche se la mia taglia è giusta. Però dovrebbe esserci. Aspettate che riprendo l'ordine. In questo kit, in questo pacco, dovrebbe esserci appunto il costume da poliziotto. Raga, mi viene da ridere perché ormai sto facendo delle cose fuori di testa. Poi un walkie talkie, le manette, la fondina per la ok, non lo dico perché magari poi mi demonetizzano. Porca boia. Come fai a metterci tutta sta roba qua dentro? Ma raga, ma che cacchio, ma non è vero. Vabbè, apriamo, vediamo un po'. Sono curioso. Magari sì, non è... no, per fa... adesso non è quello, impazzisco, vediamo un po'. Non li so aprire mai i pacchi. Non ci credo, raga. Vedo già. Raga, ma... no, dai, ma ho sbagliato taglia. Raga, ma hanno scammato, per forza. Come può essere tutta sta roba? Vabbè, andiamo avanti ad aprire, raga. Cosa devo dire? Mi sembra strano che... ok. C'è una cintura, mi fa alquanto paura. Una radiolina. Ma questa arriva direttamente dalla Cina, ma proprio in centro di... ok. Porca, le manette sono cadute. I capelli. Ah, il coso della fondina. Raga, ma è tutto schiacciatissimo. Police Department the Army United States of America. Mamma mia, raga, fatto con probabilmente un euro di... e poi manette. Manette di alta qualità. Ragazzi, con queste manette ammanettate qualcuno, non lo smanettate mai più. Figuratevi se tiro così. Ecco, è già saltata. Questa è la chiave. Che cinesata. Ma non si... cioè, immagino non sia finta o funziona la chiave. No, raga, ma c'è l'uniforme. Raga, è bellissima questa, però. Raga, ma cioè, è la cosa più bella che io... no, non è vero, fa basta, però... ok, ora, raga, devo rimettere via tutto. Lo metto tutto nell'armadio. E poi noi ci vediamo stanotte, che mi vestirò stanotte. E poi facciamo appunto lo scherzo di notte della polizia. Raga, mi dovete... è epico. Questo sarà leggendario, quindi un bel like e ci vediamo stanotte. Ok, raga, sono le... 2 e 18. Mi ha svegliato. Ora prendo i vestiti e iniziamo a vestirci. Ho pensato a delle cose assurde. Vedrete, tra... faccio impazzire.
ragazzi, ci siamo. Mi sono vestito con molta difficoltà, è stato lungo. Ci siamo. Ora ragazzi, metterò il rumore di una sirena fortissimo per svegliarlo. E una sirena della polizia, ovviamente. E poi vedete, il resto non vi spoilerò nulla. Che ragazzi, ci siamo. Vi rifaccio vedere. Quadra volpe 1, volpe 2, la porta è chiusa, sfondiamo! Sfondiamola! Eccolo, l'abbiamo preso! Spegni quella roba, spegnila! Hai pregato di mettere le mani dietro la schiena! Mani dietro la schiena! Non sei scemo. Mani dietro la schiena. Simone, ma cosa ti ho preso? Hai pregato di restare in silenzio. Ma tu sei mani dietro la schiena. Tu sei la mani dietro la schiena. Mani dietro la schiena. Mani dietro la schiena. Mi fai male. Mani dietro la schiena. Mani dietro la schiena. Tu sei una disgrazia. Tu. Mani dietro la schiena. Hai pregato di non parlare. Lei è in arresto. Tutto ciò che dirà le verrà usato contro di sé. Verrà usato contro di sé. Abbassa la voce. In tribunale. Aia, che male, merda. Simone, hai stretto male, non mi passa più il sangue. Volpe 2. Ascolta, Simone. Ascolta un attimo. Volpe 2, volpe 3, l'abbiamo preso. Lo portiamo in centrale. Stavo dormendo, porca merda. Lo portiamo in centrale. Basta. Finiscila, Simone, basta. Smettila. Volpe 2, volpe 3, lo portiamo in centrale. Guarda che cretino. Ma dov'è che è arrivata tutta sta roba? È pregato di rimanere in silenzio. Adesso io ti frantumo il cervello, guarda. Mi fa male, apri queste robe qua che non riesco a aprire. Ho perso la chiave delle manette. Come l'hai persa? Ah no, eccola, è per terra. Mamma, io questa qua. Ascolta, Simone, tu sei un disgraziato fetente. Ascolta, apri queste manette qui. Squadra 2, squadra 3, missione compiuta. Apri che mi prudono le mani. Abbiamo sfondato la porta, adesso apri. Lo portiamo in centrale. Stai zitto! La richiudo un attimo. Non parlare, basta la voce! Volpe 3. Sì, ho bisogno di una squadra di supporto, è un caso particolare. Squadra di supporto in arrivo, è in arrivo la squadra. Rinomata per le sue bellezze naturali, è qui che secoli fa ebbe inizio il Kung Fu Shaolin. Squadra di supporto! Spegni! È in arrivo la squadra di supporto! Abbassa! Basta! Ha detto basta! Stavo dormendo io, maledizione, basta! Apri queste qua, aprimi le manette. No, non le apro. Se le apro io ti fracico il cervello, guarda. No, non le apro. Ti distruggo il cervello. Ascolta un attimo, basta. Vai a letto adesso. Vai in quel letto. Mettiti dentro, coricati. No, coricati dentro lì. Basta. Tu cosa fai? Vai a letto e rivedere anche la tosse. Ascolta, vai in quel letto. Infilati quel letto. Stai muto dentro lì. Vai dentro muto. No, aspetta, devo andare a arrestare i criminali ora. Dai, ascolta. Tu sei il primo che ho catturato. Guarda, ricercato da 6, 7, 8 mesi per aver detto troppe volte vai a letto. Eh? Adesso io ti mando 6. Ma stavi dormendo? Cosa vuoi che faccia quell'ora qua? Ma sono domande da fare. Ma guardati che occhi che hai. Ma cos'è che hai? Cosa ho gli occhi? Eh? In che senso ho gli occhi? Ma cos'è che ti ha preso quel cervello? Mamma sono mia. La polizia di New York. Eh? Polizia di New York. Ascolta, adesso Dipartimento 42-74B. Mettiti lì. Supinati lì. Supinati. Sì, supinati. No. Coricati. Supinati. Mettiti giù. O prolo, supinati. Dai. Aspetta. Mettiti lì. Ma sono vestito da poliziotto ancora. Supinati. Ma tu vuoi rimanere con le manette? Mettiti lì. Supinati. Vuoi rimanere con le manette? Non muoverti. Aspetta. Cosa no? Le hai rotto le manette? Aspetta, che schifo. Sei gorilla. Questa non viene via più neanche. Sono manette professionali. No, le pagate 16 euro insieme al costume. Mettiti su Amazon. Togliti qua. No, lasciami. Devo andare a salvare i criminali. Quindi ora devo rimanere vestito così. Io devo soltanto chiedere una misericordia da lassù. Perché qui il problema è gigante. Guarda, mettiti sotto. Faccio una pausa di 10 minuti. Supinati. No, non mi supino. Mettiti supino. E non fiatare più. Aspetta, ma supino è quello sopra o sotto? Non lo so. Mettiti giù, basta che ti metti giù, non mi ricordo più cos'è. Basta! E smettila di ridere. Adesso dormi! Vai. O ti do un farmaco per dormire adesso. Io adesso chiamo la polizia davvero, ma quella vera è Simone, basta. Perché? Che pensi che non sia vero? Mamma mia, ma guarda come si è conciato. Ma dov'è che hai preso quella roba lì? Dove l'hai trovata? L'ho rubata un poliziotto. Ascolta, adesso basta.
Adesso io voglio andare a riposarmi, perché domani mattina devo andare in ufficio. Mettiti sotto lì e basta, hai capito? Sì. Adesso guarda che devo basta. Devo fare l'outro del video. Adesso ti faccio io l'outro di... Ma non guardarmi così con quella faccia da ebete, vai a letto! Hai capito? Basta! Aspetta. Cretino! È in pericolo la zia Ginny. Mamma mia. La zia Ginny, la... è in pericolo? Basta, vai. Senti? Ma... zia Ginny. Vai a letto, vai no, a letto. È in pericolo? Vai nel letto! Aspetta. Stupido! Non squilla più, l'hai rotta, cazzo. Ecco, va bene, adesso te lo rompo io. Ascolta. No, non, serve, non posso, però sono ancora le prime armi, non c'ho ancora la pistola. Tanto perché mi fa male la gola. Sono ancora le prime, vai lì. Sono ancora le prime armi, non ho la pistola, non ho pistole nella Fendi, lei dice il suo tempo. Ascolta Simone, basta davvero, davvero adesso basta. Usa la ragione, usa quel poco di ragione che ti è rimasto. Io devo andare a letto a dormire, mi mancano ancora 3 ore e poi devo svegliarmi. Vai nel letto, basta.